Lo spostamento nascosto del peso, da farsi deriva chiaramente, perché Sì, se no stiamo sì. parlando del peso del corpo e chiaramente lo fai su una imbarcazione che è sensibile, diciamo, a quello che può essere il Per fortuna sui peso. barconi non incidiamo così Esatto, tanto. naturalmente non incidiamo, anche perché ci muoviamo al contrario spesso. No, Esatto. comunque, diciamo, la cosa che ognuno di noi penso abbia sperimentato è come magari hai a che fare con due barche regolate esattamente nello stesso modo, con due velisti che sono apparentemente posizionati nello stesso modo in barca, uno va di più Va di e meno. l'altro va di meno. C'è la possibilità di chiaramente trasferire il peso, il proprio peso, in un modo o nell'altro, in modo tale da posizionarlo rispetto al baricentro della barca in modo Differente, differente. esatto. Esatto. Chiaramente, diciamo che tutta questa problematica nasce per avere dei vantaggi, senza però che questi vantaggi siano percepiti da un giudice esterno e quindi poi penalizzati. Sì, oppure anche semplicemente una questione di conduzione, cioè io voglio che il mio peso, per esempio, sia il più in basso possibile per varie ragioni, semplicemente lo faccio, non c'è un modo di farlo migliore piuttosto Certo. che trasferire il peso, diciamo, pigiare, pestare sulla parte bassa della barca e invece alleggerire la parte alta. In molti casi lo posso fare, anche se poi la posizione del corpo Sembra la sembra anche stessa. magari rilassata in certi casi, no? Invece magari Tutto non lo è per nulla, è tutto tranne che tranne. rilassato. Tu mi dicevi del Sì, 470, no? io le, sì, quello che io facevo era in realtà io lo facevo per rollare un po' la barca, specialmente con vento leggero di poppa. Quando, insomma, per dare un minimo di rollio e avere un minimo di una pompatina, io passavo il peso, prima lo trasmettevo sulla gamba, quindi che stava al centro della barca, e quindi la barca mi sbandava sotto vento. Per richiamarmela poi sopra il vento, ero appoggiato sul bottazzo con la mano e caricavo il peso sulla mano e quindi la barca veniva sopra il vento. Un avversario, un giudice da dietro, a me mi vedeva fermo e Certo. però vedi la barca che comunque rollava e quindi immaginavi poteva essere un effetto di una raffica, di un'onda, di qualcosa. Certo, chiaro. Quindi non c'è nessun movimento evidente, e lo stesso, voglio dire, adesso l'esperienza di Inghio, comunque del singolo alla fine chiaramente cambia molto tra avere, non so come dire, anche, cioè, la cosa che si è sempre detta, l'addominale duro oppure l'addominale rilascio, no? Cioè se sto così, se voglio diciamo raddrizzare la barca e portare il peso in alto, posso farlo anche se poi la mia posizione sembra quella di uno Certo. che sta seduto abbastanza comodo, invece in realtà comodo Non non è. lo è. Non è assolutamente. Quindi si tratta semplicemente, molto semplice, no? Se potete provarlo anche, non so, seduti Sì. su una sedia. Se io sto così adesso con le mani sui braccioli, posso fare pressione sui braccioli o non farla. Non Questo farla. cambia Esatto. drammaticamente chiaramente il punto di applicazione di gran parte del mio peso, E quindi e cambia, quindi esatto. la reazione della barca, dell'oggetto al quale applico questa cosa, ovviamente la reazione è differente. Però è una cosa che va imparata, ovviamente. A volte noi guardiamo degli assetti che ci sembrano in un certo modo, ma dobbiamo anche considerare che bisogna anche vedere, Come vengono esatto, fatti? un atleta in grado Di tenere questi sforzi di tenere e questi sforzi anche a lungo, mentre magari noi non siamo ah, assolutamente allenati, quindi ci sembra di io. essere in una posizione simile, in realtà la Sì, posizione non è neanche. esatto. Stesso, per esempio, anche sul laser di poppa molto giochi con la pressione sui piedi per dare rollio anche lì alla barca. Però Certo. sono tutte cose. Lo fai se sei allenato, se sei allenato. Chiaro. È una cosa che può essere anche molto, molto progressiva, al di là del fatto di chiaramente lo devi fare per non essere penalizzato, quindi non essere anche una sorta di anche loaching, no? Che è Sì, una certo. cosa che chiaramente è penalizzata dal regolamento. È ovvio che se tu fai un piccolo trasferimento di peso che sull'onda ti aiuta a sorpassare l'onda, è una cosa. Se chiaramente hai un evidente movimento del corpo che fa o 5, questo qua chiaramente viene penalizzato, perché poi alla fine, come tutte, diciamo,
come tutte le regole, anche quella sul pompaggio, semplicemente è una regola che va a intensità, no? Cioè, Certo. oltre un certo limite identificato come pompaggio, all'interno di un certo E limite si è può ammesso fare. ed è semplicemente conduzione della barca, Esatto. chiaramente. Poi non solo, vantaggio di essere in barca fermi è quello che comunque in caso di giuria sul gommone ti passa il giudice dietro, ti guarda, ti vede che sei fermo, a quel punto si concentra su qualcun altro. Se invece per quanto tu ti possa muovere sempre bene, sempre a tempo, ma ti muovi tanto, comunque susciti Certo. curiosità e quindi comunque sei più soggetto ad essere attenzionato. Sì, assolutamente. Quando anche solo sulla pompata, diciamo, standard Esatto. sull'onda, che tu puoi sempre fare, anche la conduzione, chiaramente, spostamento del peso durante quando stai semplicemente guidando la barca sull'onda, beh, quello ovviamente viene calcolato. Se per caso qualcuno identifica che tu hai fatto un movimento di troppo, Ti è fischia. facile che ti fischi. Invece se tu sei apparentemente molto più Fermo. fermo e più stabile, magari puoi ottenere la barca fa lo stesso tipo di movimento, però tu Ne sembri esci più pulito, fermo di diciamo, altri, esatto, esatto. rispetto al tuo avversario di fianco, sembri molto più fermo. Più vigile Quindi le questa è una cosa che bisogna imparare a fare, e bisogna sempre tenere conto che c'è gente che lo fa molto regole. bene, Sì, insomma, quindi senza chiaramente dubbio. bisogna provare a farlo e provare a essere sempre in sintonia un po' col movimento che si vuole fare. Con questo diciamo, modo di portare a barca e di spostare il peso, si riescono Ottimi a ottenere uno risultati. spostamento estremamente progressivo del peso e a fare, diciamo, performance velocistica, comunque dei sorpassi di onda molto, molto, molto Efficienti. efficaci. Ciao e buona giornata. Ciao.